di filosofo. Sono già un minuto, scusa. No, No, in questo era un realtà minuto. no, Ciao, sei su QBTV? Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e sul nostro sito qbtv.it. Sono Irene Binini, sono dal 2019 ricercatrice presso l'Università degli Studi di Parma. Questa è anche l'università dove ho compiuto il mio percorso da studentessa. Mi sono infatti laureata qui a Parma nel corso di studi in filosofia sia alla triennale che alla magistrale. È quindi un dipartimento a cui io devo moltissimo e a cui devo la mia formazione come filosofa. Nel periodo però della mia formazione filosofica è stato altrettanto importante uscire da Parma e confrontarmi con altre università. Ho proseguito facendo il dottorato alla Scuola Normale a Pisa e ho approfittato di tante opportunità internazionali che mi sono state offerte sia dall'Università di Parma, che mi ha permesso di studiare a Boston per un anno, e poi ho proseguito in Inghilterra, alle università di Cambridge e Oxford, in Germania, in Nuova Zelanda e ormai sono in partenza per l'Università di Toronto, dove andrò a breve. Il mio ambito di ricerca è la storia della logica. La logica è una disciplina che si occupa di studiare i modi in cui ragioniamo e come possiamo fare dei ragionamenti e anche delle teorie valide. È una disciplina che è antica quanto la filosofia stessa, ha delle radici nella filosofia greca, però diciamo ha avuto un momento di grande bellezza, raffinatezza, splendore durante il Medioevo e io mi occupo proprio di studiare la logica medievale. Negli anni scorsi mi sono concentrata soprattutto su quello che è definito il Rinascimento del Medioevo, cioè il XII secolo. Ricordiamoci che Parma è stata anche sede di un'importante scuola di logica proprio fra XI e XII secolo, una delle scuole più antiche di tutta la storia delle università europee. Mentre adesso, nell'ultimo periodo, grazie anche a un progetto europeo di cui mi sto occupando al momento, mi sono spostata più su tematiche relative al tardo Medioevo e al momento di incontro fra fine del Medioevo e inizio del Rinascimento e della modernità. Al momento sto facendo ricerca su un tema che riguarda il concetto di impossibile e di impossibilità, e in particolare come la logica antica e gli logici medievali usano questo concetto di impossibile nelle loro teorie filosofiche, ma anche ad esempio nello sviluppo della matematica e quelle che sono le prime origini della scienza moderna. Anche se può sembrare strano, in realtà nel nostro modo di ragionare, nella vita quotidiana, nel nostro linguaggio ordinario, facciamo spesso riferimento a delle entità o a delle premesse, delle assunzioni che riguardano qualcosa di impossibile, qualche situazione impossibile. E nella storia della logica tanti filosofi hanno cercato di modellare l'uso di questo concetto di impossibilità nel ragionamento scientifico e nel ragionamento filosofico. Il mio obiettivo per il futuro è quello di scrivere un libro proprio su come il concetto di impossibilità è stato modellato da alcuni filosofi tra la fine dell'antichità, durante tutto il periodo medievale e l'inizio dell'età moderna fino a Galileo Galilei. QBTV.